Capisci che coraggio? Il problema economico è stato risolto. I soldi li avete trovati, no? Veramente li ho trovati io. Non tutti, ancora. Una buona parte, il grosso. Lui è stato molto carino con me, molto generoso. Penso che abbia fatto anche per interesse personale. Dice che intravede la possibilità di sfruttare l'avvenimento anche per altri scopi. Non ho capito bene di che si tratta. Tu ne sai qualcosa? Non ne ho la minima idea. Però è anche un po' arrabbiato con me. Perché da mesi non facciamo più l'amore. È arrivata a dire che se non lo faccio con lui è perché lo faccio con Andrea. Con mio marito. Figurati. Si è convinto solo quando Andrea gli ha assicurato che i suoi sospetti erano del tutto infondati. Ma che vuoi, non ne sento il bisogno. La cosa monta, cresce di giorno in giorno, di ora in ora, e ogni minuto c'è da prendere delle decisioni, fare delle scelte. Tutto poggia sulle mie spalle. Alla fine della giornata sono esausta e ho altro a cui pensare. Però tu non ci credi tanto nella riuscita, vero? No, perché? Anzi, per quello che posso capire, vi state muovendo bene, mi pare. Sì. Tu però potresti almeno darci una mano, guidarci un po'. Chi meglio di te? I nomi che mi hai segnalato, per esempio, erano quelli giusti, perfetti. Ecco, vedi.